È stato un temporale in piena regola, quello che si è purtroppo andato a verificare lunedì 24 luglio 2017 nella zona del Vicentino, nella zona più precisamente Pedemontana. Avrebbe colpito in particolare i comuni di Schio e Torre Belvicino, con lucernari rotti e ovviamente ripercussioni sul traffico e, ripeto, danni ingenti, quindi non solo lucernari rotti, non solo garage allagati, ma anche alberi che sono caduti, rami distaccati dagli alberi, dai relativi alberi e ovviamente impossibilità di procedere a livello di traffico. Soccorsa una persona bloccata nel sottopasso di tangenziale a Schio, 15 circa gli interventi già svoltisi dalle squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, di Schio, di Bassano e i volontari di Thiene. A Torre Belvicino, in via Galilei, Lombardia bussato per allagamenti, per infiltrazioni, ma anche per allagamenti piuttosto ingenti. Insomma, tanti i problemi che si sono verificati dopo questo ingente temporale. Interventi sempre legati a questo temporale anche per alberi pericolanti a Pove del Grappa, a Solagna, a Bassano del Grappa, a Luisiana. Luisiana, scusatemi, Tien, insomma, una situazione davvero delle più problematiche. Se uno dei presidenti o dei sindaci di queste città coinvolte chiedessero lo stato di calamità, sappiate che sarebbero, dal mio punto di vista, più che legittimati a farlo. Grazie, il video termina qua. Un saluto, iscrivetevi e a presto.